Buonasera dal TG3, sono quasi 3 milioni gli elettori oggi al voto per i ballottaggi delle amministrative, si vota in 75 comuni, 14 sono capoluoghi di provincia, i seggi restano aperti fino alle 23 e poi lo scrutinio inizia subito dopo. E allora vediamo gli altri titoli del giornale. Il vertice di Bruxelles sui migranti, Conte annuncia una proposta italiana per superare l'accordo di Dublino, posizioni distanti soprattutto con Parigi, Merkel, puntiamo ad accordi bilaterali. Sempre in attesa la Lifeline che invita il ministro dell'interno a salire a bordo, nuova emergenza migranti al largo della Libia, almeno 1000 alla deriva su diverse imbarcazioni. Salvini, basta ONG, porti chiusi a chi aiuta i trafficanti. Malta attacca l'Italia, comportamento disumano. Toninelli replica, in 4 anni salvate 600.000 vite umane. PD all'attacco, non serve la politica dello scontro con tutti. Rivedere Dublino, è stata la Lega a firmare quell'accordo. Forza Italia, prova muscolare con pochi risultati. Le elezioni presidenziali in Turchia, secondo i primi dati parziali, Erdogan sarebbe ampiamente oltre il 50% dei voti e potrebbe essere eletto già al primo turno. In Arabia Saudita cade da oggi il divieto di guidare per le donne. Era l'ultimo paese al mondo a non riconoscere questo diritto. Una lunga battaglia che ha portato molte attiviste in carcere. Iniziamo dal vertice europeo di Bruxelles. Li vedete?